trono over uomini e donne, Graziella dopo lo schiaffo a Manfredo, sfogo social. Uomini e donne, trono over, Graziella Montanari e lo schiaffo a Manfredo, dichiarazioni social. Oggi, 7 dicembre 2017, i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito ad una puntata davvero ricca di colpi di scena. Ad attirare l'attenzione di tutti è però stata Graziella. La dama del parterre femminile del trono over ha lasciato senza parole i presenti in studio e non solo. Da quando ha chiuso la sua frequentazione con Manfredo durante la scorsa stagione, la donna non è mai riuscita a lasciarsi alle spalle il modo in cui si è concluso il tutto. Ad oggi, infatti, si è tornati a parlare dei due a causa di un gesto della signora che ha spiazzato moltissime persone. La Montanari ha perso nuovamente la pazienza di fronte al cavaliere e si è avventata contro l'uomo, a cui ha dato uno schiaffo inaspettato. Inutile dire che la reazione di tutti i presenti è stata a dir poco sorprendente. La dama è infatti stata portata fuori dallo studio da Sossio e Marco. In ogni caso, la vicenda non si è chiusa, poiché sui social sono arrivate nuove dichiarazioni da parte della diretta interessata. Ancor prima della messa in onda della puntata di Uomini e Donne, Graziella Montanari ha sottolineato i motivi del suo gesto anche su social. La dama del trono over sembra essere ormai stufa di tutto e tutti e sul suo profilo Facebook si è lasciata andare a dei durissimi sfoghi contro Manfredo e non solo. A quanto pare, la donna non vuole mettere un punto a tutta questa situazione e continua a far parlare di sé e delle sue varie azioni. Trono over uomini e donne, Graziella Montanari contro Manfredo e Giorgio sui social. Su Manfredo, la Montanari dichiara: sto pensando che un, non so come definirlo, di 67 anni con dei figli se voleva fare il maio lo poteva fare con una giovane e non con una madre di famiglia. Io non riesco a perdonarlo. Riferendosi invece a Giorgio Manetti, Graziella dice, anche Giorgio è senza dignità. Gli piacciono le lucine. Ma cosa ci è uscito a fare, con Gemma, dopo tutto quello che gli ha sputato addosso?